Si definiva il primo extracomunitario sardo in Valpadana, partito da Olbia quando aveva appena 20 anni. Ad Olbia Gustavo Giannoni era nato 85 anni fa e ci tornava ogni estate. Giannoni ha segnato la storia calcistica di Olbia, Mantova, Torino e Cagliari. 4 promozioni da calciatore, con Olbia appunto, Reggiana e 2 volte Mantova. 2 da allenatore, entrambi con il Mantova, ma anche anni epici alla guida del Torino, dove divenne un personaggio amatissimo, come a Cagliari, malgrado le retrocessioni. Il colbacco che portava già dai tempi del Mantova divenne il simbolo del suo Torino. Ci fu il mercato del colbacco, cara Pasqua, è vero. Fuori dallo stadio c'erano i colbacco già pronti a sfruttare tutto. Io poi lo portai, poi pian piano lo lasciai. Anni di grande passione, indimenticabili i derby con la Juventus. In uno di questi, la scazzottata epica con Franco Causio. Mi sono lasciato andare un uppercut, come si chiama, un cazzotto grosso a Causio, che era venuto, siccome perdevano sempre i derby, quella volta lì vinsero loro 1-0, lui si avvicinò a me battendomi le mani, no? Io gli ho detto, guarda che non sono l'elemento adatto io a sopportare certe cose. 2 stagioni con il Cagliari, chiusa entrambi con amare retrocessioni. La prima, 82-83, con il polemico rapporto con Alvaro Amarugi. L'altro era Vittorino, questo arriva, toglie il posto poi ad altri, no? Bisognava farlo giocare, ma quanti anni ha questo? 33, ma quando? La seconda, 86-87, con una galoppata in Coppa Italia che portò Maradona a Cagliari dopo aver eliminato la Juventus, ma con retrocessione finale in Serie C. Giannoni si è spento nella sua casa di Mantova, lascia sparso per il mondo il suo ricordo, un extracomunitario sardo che si è fatto amare dappertutto. Before he can hear people cry.